Non entriamo nel microclima dei privilegiati ecclesiastici che si allontanano dalla Chiesa di Dio, che soffre e che chiede salvezza. È stato questo il monito che Papa Francesco ha rivolto nell'omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando l'episodio del Vangelo di Luca inserito nella liturgia odierna della guarigione del mendicante cieco da parte di Gesù. Un cieco rimproverato dai discepoli perché tacesse e così allontanavano il Signore da una periferia. Questa periferia non poteva arrivare il Signore perché questo circolo, ma con tanta buona volontà, ma chiudeva la porta. E questo succede con frequenza. Fra noi credenti, quando abbiamo trovato il Signore, ma senza che noi ci accorgiamo, si crea questo microclima ecclesiastico. Non solo i preti, i vescovi, anche i fedeli, ma noi siamo quelli che stiamo col Signore. E di tanto guardare al Signore non guardiamo le necessità del Signore. Non guardiamo al Signore che ha fame, che ha sete, che è in prigione, che è in ospedale. A quel Signore non è un emarginato. E questo clima fa tanto male. E chiediamo al Signore la grazia che tutti noi che abbiamo la grazia di essere stati chiamati, mai ci allontaniamo di questa Chiesa, mai entriamo in questo microclima dei discepoli ecclesiastici privilegiati che si allontanano della Chiesa di Dio che soffre, che chiede salvezza, che chiede fede, che chiede la parola di Dio. Chiediamo la grazia di essere popolo fedele di Dio, non senza chiedere al Signore alcun privilegio che ci allontani del popolo di Dio.